Sergio, allora questi tuoi primi 18 anni, come li sei? 25 anni, diciamo. Allora, un uomo, un artista, un insegnante, che cos'è che ti ha portato questa la tua vita, questi anni? Che mi ha portato tante belle cose. La prima cosa la famiglia, i figli e poi tutti i resti, gli amici. La passione per l'arte? L'arte è tutto per me. Siamo qui in un bel posto con un nome evocativo, la Madonnina, un bel cammino, è veramente ideale. La signora qui Concetta. È la signora Concetta. Concetta, istituzione di Montechiaro. Quando è nato questo locale, signora? 90. Come è venuta l'idea di fare questo ristorante qui? Mio figlio è lui? Io Ah, è stato allora, lui. Vabbè, vieni qua, vieni. Allora era lavorare, no? Quando coglievano il limone. Era praticato sante. Allora? Non ricompriamo. Cioè, papà, perché non facevano ecco il ristorante? Attenzione. Al mobile che fichi. Chi sta facendo l'intervista? Intervista, poi temporanea, siamo in diretta. Si è raccontato che prima c'erano dei limoni e poi. E allora era fatto caposante. Il scelto con padre, ma perché non mettiamo il ristorante? Il padre non era d'accordo. Dice, ma che è un limone bello e quanto al limone, mamma mia che bello. Il padre non era d'accordo, dice una maniera. Allora lui si arriva a 10 anni va a scuola e volevo sapere. Ma il papà che dice? Il padre non era d'accordo. Dice, ma perché hai fatto questa cosa? Perché? Allora tutto un po' stancato. Ma fa una volta all'ora, domani. E mi ha fatto fino a mano. Quindi resta da sua? Ma muove non può dare ciò. Sì. Stavo in diretta, eccolo qua. Allora. Tutta la verità. Allora così è nata con una tua testardaggine, diciamo. E alla fine questo posto bello, accogliente, questo cammino. Grande consigliere comunale di opposizione. Ah, bravo, bravo. Ma soprattutto un grande ristoratore. Ingegneri, faccio l'ingegnere. E poi per fare attività di ristorazione. Complimenti. Grazie. Allora, Viviana e Enrico, voi cosa ne pensate? Il cibo dell'accoglienza, qua il ristorante non è solamente cibo, è anche emozioni che trasmettono. Soprattutto quel bel piatto di antipasto. E là la professoressa. Stessa buon cuore. Professoressa, allora qua vedete tutti quanti allievi quando pare. Tengo tutti i miei ex allievi, attuali allievi, di tutto e di più. E sono felicissima. Vabbè. È stato un bel momento, complimenti, e ora non ci resta che assaggiare. Grazie.